Ciao a tutti ragazzi, oggi è una gita un po' anomala per i ragazzi del Melarancia. Infatti, invece che in moto, siamo venuti tutti in auto e abbiamo deciso di fare una gita con lo scopo di una grigliata in compagnia in quel di Cerreto d'Asti, conosciuta come il Canneto, agrimacelleria o agriturismo il Canneto di Cerreto d'Asti. Bel posto, tranquillo, fresco, non ha piovuto per fortuna, anche se il meteo diceva che verso mezzogiorno ci sarebbe stato un piccolo temporale, in realtà ciò non è avvenuto, magari nelle immediate vicinanze. Bene, detto questo, vi lascio alle prossime immagini. Un grazie particolare al nostro Carmelo che ha fatto una grigliata eccezionale. Bravo Carmelo, bravo! Questo è quello che sta di deliziose, spiedini da cinema. Buoni anche gli hamburger con la salsiccia. Chi è che vuole la salsiccia? Ma che volete che la portiamo fino là? Dai! Allora, all'inizio questa bottiglia era piena. Guardate che fine ha fatto il limoncello. Bravo! E non vi faccio vedere perché ormai è completamente vuota la crema di limoncello. Ma sta. Eccolo lì, eccolo che crema. Qualcuno si è succhiato anche il tappo. E la cala almeno. Visto che lei è uno dei personaggi che raramente riusciamo a vedere in compagnia col Melarancia, come ha trovato questa giornata in compagnia? Guardate, bellissimo, mi sono divertita, ho trovato gente tutta fuori di testa, come sono io. A me la gente così mi fa veramente, sono molto contenta. Bene, ecco, molto svalvolati. bene, svalvolati. Allora, mi piace veramente. Signora Sonia, che anche lei non è che si vede molto nel gruppo Melarancia, cosa ne pensa? Ne penso che anche io bellissimo, divertentissimo,
sbagliati, ma va bene così. Va bene così. Io domani riprendo il lavoro, ho fatto le vacanze conoscendo questi svalvolati e quindi queste vacanze sono state fruttuose. Allora, Elena, tu invece che sei un abitué dei viaggi del Melarancia, questo che diciamo che è un po' anomalo, è un po' anomalo, perché invece che in moto siamo venuti tutti quanti in macchina, non c'era una moto, cosa ne pensa di questa gita atipica? Allora, gita atipica piacevole, però ci udissi subito stamattina, ma che motociclisti siamo! Nina, come Elena, è un altro personaggio invece che vediamo abbastanza spesso con il gruppo Melarancia, normalmente in moto col suo GS, o meglio col GS di Carmelo. Ma questa gita che invece abbiamo fatto in auto per fare questa grigliata, cosa ne pensa? Le è piaciuta? Mi è piaciuta sì, però se la mia moto era un discorso, però purtroppo la giornata era quella, meglio tutti in macchina che siamo stati tutto il gruppo tutto assieme. Brava Nina! Bisogna fare anche i complimenti a Nina per il suo intingolo, che l'abbiamo praticamente divorato. E per finire, il riposo del guerriero.